Simone Marcelloni, lei è l'ideatore, l'organizzatore, l'anima della giornata ecologica in Valserra, giusto? Giusto. In che cosa consiste, le chiedo? Anche perché è un esperimento che rifarete prossimamente, no? Sì, questa è la 7ª edizione, la organizziamo dal 2017. Tu la organizzi? La organizzo io, ma vede poi coinvolte varie associazioni, tra l'altro la Prologo Valserra, Mi Rifiuto Terni, Mi Rifiuto Acqua Sparta, Pro Natura Terni e il CAI. Insomma, si sono aggiunti negli anni tutte queste collaborazioni, e è una cosa che è andata crescendo di anno in anno. Speriamo si possa continuare così. Ecco, quando la fate la giornata ecologica? Allora, in Valserra, lo ripetiamo. In Valserra, sì. Per quest'anno è prevista per domenica 8 settembre. Il ritrovo è alle 8 di mattina presso le ex scuole elementari di Giuncano Scalo, che sono attualmente la sede della Prologo Valserra. Ci si ritrova lì, si organizza, ci si divide in gruppetti, poi ognuno avrà la sua zona, si va da cose diciamo più soft, più tranquille, come ripulire magari lungo le strade comunali, passando dalla strada provinciale, comunque un po' più impegnativa, per arrivare fino a scarpate, burroni vari, dove magari lì è un po' più diciamo necessario l'uso di attrezzatura. Sì, esatto. Cioè, statisticamente quanto materiale recuperate nel corso della giornata ecologica? Recuperiamo moltissimo materiale di ogni tipo, a partire da rifiuti comuni come lattine, bottigliette, pacchetti di sigarette, fino ad arrivare a elettrodomestici di ogni tipo e dimensione. Poi varia di anno in anno, ma comunque ogni edizione c'è sempre da sbizzarrirsi su materiali. Cioè, trovate di tutto? Di tutto, ahimè. Di tutto, anche se la cosa che diciamo ci lascia... Anche rifiuti molto ingombranti, no? Molto, sì, molto ingombranti. Frigoriferi. Frigoriferi, televisori, insomma, vecchie televisioni a tubo catodico, congelatori, lavatrici. Diciamo. Questo dimostra un po' l'inciviltà che ci abbiamo, di no? Tutto, di più. Per fortuna, però, diciamo che è un trend in netto miglioramento, almeno dal mio punto di vista, ah, sì? Perché quello che andiamo a raccogliere, secondo me, sono i rifiuti gettati nel corso dei decenni passati, perché chiaramente la giornata ecologica esiste dal 2017, ma la gente ha iniziato a buttare rifiuti molto prima. Quindi diciamo che piano piano io sono ottimista affinché si possa ottenere quello che quella valle merita, ovvero di renderla un gioiello verde sia del comune di Terni ma dell'Umbria in generale. E rispettarla, insomma. E rispettarla. Chi può partecipare alla giornata ecologica? Chiunque abbia diciamo a cuore l'ambiente, ma non solo la Valserra, perché questo è un atto di volontariato ambientale, che diciamo chiunque è benvenuto. L'appuntamento è alle 8 di domenica mattina. Si passa questa mattinata in mezzo alla natura facendo una buona azione e poi il ritrovo alle ore 13, sempre dove c'era il punto di ritrovo iniziale mattutino, ci sarà anche un nuovo punto di ritrovo alle ore 13 per pranzare tutti insieme con il pranzo offerto dalla Prologo Valserra. Allora, domenica alle ore 8 davanti alle scuole, alle ex scuole elementari di Giuncano Scalo. Grazie. Grazie a te.